Oggi parleremo di come usare il grande carro per trovare alcune tra le stelle più brillanti e le loro costellazioni. Vedremo Venere che si sta avvicinando alle Pleiadi e Marte che invece si allontana dalla congiunzione con Saturno. Bentornato a questo appuntamento quotidiano, o quasi, caro osservatore del cielo. In questo almanacco astronomico scopriamo in pochi minuti cosa c'è di bello da guardare lassù, tra oggi e domani. Oggi è martedì 31 marzo 2020, secondo giorno della 14ª settimana, 91esimo giorno dell'anno, giorno giuliano modificato 58.940. Alle 13.18 la nostra stella è passata al meridiano, mentre alle 19.41 si adagerà dietro l'orizzonte dopo aver trascorso con noi ben 12 ore e 44 minuti. Oggi la luna crescente passerà al meridiano alle 18.48, illuminata al 43%. Tra le ultime luci della sera, Venere si fa strada in cielo e mentre lei si trova nella costellazione del Toro, la Luna, sua compagna di questi ultimi giorni di marzo, è da poco entrata nella costellazione dei Gemelli. Venere stanotte passerà vicina alla stella di nome 9 Tauri, quella indicata nel cerchio giallo. È una stella non visibile ad occhio nudo, ma facile da osservare utilizzando un piccolo telescopio o un binocolo. Purtroppo però l'evento non sarà osservabile dal nostro paese. Dopo questa piccola congiunzione, la dea della bellezza si dirigerà spedita verso le Pleiadi, che incontrerà nella notte tra il 3 e il 4 aprile. Stanotte invece la Luna passerà attraverso una bella regione di cielo, popolata da tante stelle e qualche nebulosa, poiché si trova proprio in direzione del disco della Via Lattea. Propus e Teiat sono le due stelle più luminose di questa parte di cielo, visibili anche ad occhio nudo, e corrispondono ai piedi del gemello di nome Castore, quello la cui testa è rappresentata dall'omonima stella. Alle 21.22 inizierà la notte astronomica, mentre la Luna tramonterà alle 2.46. Orientarsi in cielo non è per niente facile, soprattutto per chi si avvicina per la prima volta al firmamento. Servono dei punti di riferimento, che in cielo corrispondono a costellazioni facili da identificare e da trovare a colpo d'occhio. Il grande carro fa proprio al caso nostro, è una figura semplice da ricordare e alle nostre latitudini è sempre visibile, in qualsiasi stagione, perché non tramonta mai. Inoltre è composto da stelle brillanti, facili da trovare anche in cieli inquinati dalle luci delle città. In questo video useremo le stelle del grande carro come guida per cercare altre stelle brillanti e le loro costellazioni. Se non conoscete le stelle del grande carro, guardate prima il video del 30 marzo 2020. In queste sere, verso mezzanotte, il grande carro è facile da trovare perché è prossimo alla verticale. Nell'esplorazione del firmamento partiamo da Merak e ci dirigiamo verso Dube. Proseguendo dritti lungo questa direzione incontriamo una stellina non particolarmente brillante in una zona di cielo non popolata da tanti astri. È la stella polare. La stella polare fa parte della costellazione dell'Orsa Minore, il cui asterismo più noto è il Piccolo Capo. In prossimità di questa stella c'è il Polo Nord Celeste, ma magari ne riparleremo in un altro video. Ora proseguiamo il nostro viaggio. Partendo sempre dal grande carro, stavolta prendiamo le tre stelle della coda. Esse formano una sorta di arco. Proseguendo nel percorso da loro iniziato, a circa 30 gradi di distanza da Alcaide, troviamo Arturo, la stella principale della costellazione del Boote, ed è anche la stella più luminosa dell'emisfero boreale celeste. Ora, continuando il percorso tracciato per trovare Arturo, arriviamo a Spica, la stella più brillante della costellazione zodiacale della Vergine. Torniamo al nostro punto di riferimento, il grande carro, e usiamo le stelle che abbiamo utilizzato per trovare la stella polare, ma stavolta andiamo nella direzione opposta. Quindi partiamo da Dube, ci dirigiamo verso Merak e proseguiamo lungo questa direzione fino a quando, dopo aver percorso circa 45 gradi, non ci troviamo nel bel mezzo del re della savana. Il leone, però, può essere raggiunto anche in un altro modo. Partendo da Megrez, la stella meno brillante del grande carro, ci dirigiamo verso Fekda. Prolungando la linea, arriviamo vicini a Regola, la stella più luminosa della costellazione zodiacale del leone. Ora ritorniamo verso il nostro punto di riferimento, partiamo da Megrez e andiamo in direzione di Merak e proseguiamo superando la zampa anteriore dell'orsa. Arriviamo dritti dritti su Castore, una delle stelle più luminose dei Gemelli.
Infine, partiamo da Fekda, ci dirigiamo verso Merak e proseguiamo fino a quando non incontriamo la bellissima Capella, una delle stelle dell'esagono invernale che abbiamo visto spesso nei mesi scorsi e che fa parte della costellazione di Auriga. Ci sarebbero altri percorsi cosmici da esplorare, ma per oggi va bene così. Magari li vedremo in un altro video. Domani, 1 aprile, alle 5:14, la notte astronomica finirà. Come ormai saprete, verso sud-est all'alba ci fa compagnia il brillante Giove e a sinistra ci sono Saturno e poco più là Marte. Il pianeta rosso, dopo un lungo viaggio cosmico iniziato nella metà di marzo in cui lo abbiamo visto avvicinarsi a Giove, oramai ha raggiunto e superato anche il pianeta con gli anelli. Il Sole sorgerà alle 6:55, mentre la Luna lo farà alle 11:44. Io sono Luca, vi saluto e vi ringrazio per aver guardato questo video. Se vi è piaciuto vi chiedo cortesemente di mettere un like e di iscrivervi al canale. E come sempre vi auguro buonanotte e buone stelle.